Alle esequie non totalmente di Stato per il primo e ultimo presidente dell'Unione Sovietica, poche migliaia di persone, eppure fu lui a cambiare la storia mondiale. Attentato di Nizza. 6 anni dopo si apre il processo davanti alla Corte d'Assise. Saranno 8 gli imputati. È stato il caporedattore della Novaya Gazeta, il premio Nobel Dmitry Muratov, a trasportare il ritratto di Mikhail Gorbaciov, che ha preceduto la bara nelle esequie di sabato a Mosca. Il primo ed ultimo presidente dell'Unione Sovietica è ormai sepolto nel cimitero moscovita di Novodevichy, accanto alla moglie Raissa. Veniamo a rendere omaggio all'uomo Mikhail Sergeevich Gorbaciov. Avrei gradito che ci fossero state più persone qui, perché grazie a lui abbiamo avuto la perestroika e la glasnost. Abbiamo bisogno di politici così per sistemare le cose quando si è sull'orlo della terza guerra mondiale. Nella sala delle colonne, dove era stata allestita la camera ardente, hanno sfilato migliaia di russi, con il feretro comunque presidiato dalla guardia d'onore. Unico leader europeo a recarsi alla camera ardente è stato il premier ungherese Viktor Orbán, in linea con la posizione dissidente più volte espressa rispetto alle posizioni dell'Unione Europea. Gli altri paesi hanno inviato gli ambasciatori. Suzanne Massie, grande esperta di Russia, nonché consigliera del presidente americano Ronald Reagan, al momento del disgelo e della fine della guerra fredda, ha abbracciato la figlia di Gorbaciov, Irina. Grande assente il presidente Putin, che si è limitato a mandare una corona di fiori. 6 anni dopo l'attentato di Nizza è venuto il tempo della giustizia per le vittime e le loro famiglie. Il processo contro 8 accusati inizierà lunedì alla Corte d'Assise Speciale di Parigi, nella stessa sala che ha ospitato poche settimane fa le udienze del processo per gli attentati del 13 novembre. Nonostante l'assenza del colpevole, ucciso dalle forze dell'ordine durante l'attentato, le parti civili sperano di trovare giustizia. Vogliamo conoscere la verità, come tutti gli altri, e vogliamo sapere i motivi e le responsabilità di questo attentato. Io vorrei solo sapere perché l'ha fatto. Il ricordo resta vivo per le famiglie delle 86 vittime e per i 450 superstiti, che denunciano però una certa forma d'oblio da parte della società. L'attacco di Nizza è stato già quasi dimenticato. Si tornerà a parlarne durante il processo, ma molte persone, e soprattutto i politici, si dimenticano sempre di citarlo quando parlano del terrorismo o durante i dibattiti televisivi. Quand on a parlé d'attentat, l'attentat de Nice était systématiquement oublié. 6 anni dopo l'attacco, la minaccia terroristica resta molto alta in Francia. Lo ha confermato ieri il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, che ha dichiarato che 6 attentati sono stati sventati nell'ultimo anno in Francia. Sono ormai già più di 1200 le vittime delle inondazioni in Pakistan. Il paese è colpito da un violento fenomeno di piogge monsoniche che hanno causato frane e inondazioni. Secondo le stime, circa un terzo del paese sarebbe sott'acqua. 33 milioni di persone hanno già dovuto lasciare le loro case, una cifra che rappresenta circa il 10% della popolazione totale del paese. Si tratta della peggior catastrofe climatica degli ultimi 30 anni, secondo il Pakistan, che stima le perdite finanziarie a oltre 10 miliardi di dollari. Nel frattempo le organizzazioni umanitarie e le Nazioni Unite si organizzano per portare aiuto agli sfollati. Nella notte sono atterrati a Islamabad un volo dagli Emirati Arabi Uniti e un volo dall'Uzbekistan, gli ultimi di una serie di aerei umanitari arrivati per dare soccorso alla popolazione sfollata con cibo, medicine e tende. L'incendio nella California settentrionale ha costretto nelle scorse ore circa 7.500 persone a lasciare le loro abitazioni. Ai residenti delle cittadine di Whitlake, Shastina e Edgewood, nella contea di Siskiyou, è stato detto di evacuare dopo che l'incendio ha divorato più di 200 ettari, come comunicato dall'ufficio del locale sceriffo in una nota. Le grandi arterie a scorrimento veloce sono state intasate e si preannuncia un weekend di mobilitazione selvaggia. I cittadini meno abbienti si recano nei centri climatizzati. Nella casa non abbiamo aire. Non abbiamo l'aria condizionata a casa, un semplice ventilatore. Veniamo qui. Nella casa non possiamo stare.
Quando arriva il picco di calore, veniamo informati dal National Weather Service. Scattano i piani previsti per le condizioni meteorologiche avverse. Tutti i protocolli entrano in vigore e iniziamo la movimentazione procurando i rifornimenti necessari, assicurandoci che i centri possano essere aperti e che vengano adeguatamente riforniti, spiega il portavoce del Dipartimento federale delle emergenze di Los Angeles. Con temperature che superano i 37 gradi centigradi, a Los Angeles vengono aperti i centri climatizzati nei quartieri poveri. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione storica sull'accesso alla giustizia per i sopravvissuti di violenze sessuali, voto accolto da grida di gioia e applausi. L'Assemblea non aveva mai approvato una risoluzione autonoma. La decisione scatenerà certamente critiche, visto che lo stupro è usato oggi come arma di guerra in molti conflitti. Questo è un giorno storico, ha affermato Amanda Nguyen, fondatrice di RISE, una ONG che da anni si batte per far sentire la voce dei sopravvissuti. Quello che chiediamo alle persone non è solo di capire che lo stigma dello stupro è qualcosa che dovrebbe essere abolito, ma anche di guardarsi allo specchio e chiedersi: io cosa ho fatto? Per mettere in evidenza il paradosso che spesso carica le vittime di responsabilità non loro, RISE ha collaborato per allestire una mostra presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal titolo «E tu cosa indossavi?». Perché l'abbigliamento non dovrebbe giocare nessun ruolo nella colpevolizzazione della vittima. Decine di migliaia di argentini hanno manifestato in diverse città dopo lo sconvolgente tentativo di omicidio contro la vicepresidente Cristina Kirchner, che ha scatenato un'ondata di condanna internazionale. Basta odio, chiedono i cartelli fatti sfilare nell'imponente manifestazione che è culminata a Buenos Aires nella piazza della Casa Rosada. Nuovo lockdown a tempo indeterminato per gli abitanti di Chengdu, in Cina, dove i contagi sono circa un migliaio su 20 milioni di abitanti. La città sta organizzando test di massa per isolare i positivi. Diverse aziende hanno dovuto chiudere i battenti temporaneamente nel capoluogo del Sichuan, una regione molto produttiva, che rappresenta l'1,7% del PIL del paese. Greenpeace ha piazzato 18 grandi massi sul fondo del mare, in una zona di conservazione marina al largo delle coste sud-ovest dell'Inghilterra, per prevenire la pesca industriale, quella a strascico. Gli attivisti ambientalisti hanno navigato verso la parte occidentale della Manica tra il Regno Unito e la Francia, carichi di massi di calcare, ciascuno del peso compreso fra i 500 e i 1400 kg. Il posizionamento di questi massi impedisce che i pescherecci attuino la pesca a strascico, che devasta l'ambiente. Secondo gli attivisti, questa è davvero l'ultima risorsa di fronte alla sordità delle autorità. Così il capitano della nave. Se il governo ha la volontà di proteggere alcune aree, potrebbe farlo. Hanno il potere di farlo. Questo è un piccolo atto, quello che stiamo facendo. Una prova che si può fare. Ma che cos'è la pesca a strascico? Viene posizionata una grande rete sul fondo del mare, che successivamente viene trainata da due o più barche. Una volta che si trova nel fondale, la rete cattura tutte le creature che si trovano sulla sua strada, specie protette e creature che non vengono commercializzate, come le tartarughe, incluse. Birra rinfrescante si gusta anche nei pressi del birrificio Taibe, nella Cisgiordania occupata, dove si celebra un tradizionale Oktoberfest locale. Dal 1994 la fabbrica di birra avanza con difficoltà, ma intanto adesso l'impianto è gestito da una donna, Madez Curie. Cosa non semplice. Sono cresciuta nella fabbrica da quando ero bambina, ho visto mio padre, mio zio, mio nonno avviare l'attività. Ho imparato ad amare così questo mestiere e dopo il college a Boston sono tornata a gestire l'azienda di famiglia, a imparare a fare la birra. Curie dice di essere la prima, forse l'unica donna birraia in Medio Oriente, che dirige un marchio diventato internazionale. Nessuno si aspetterebbe una fabbrica di birra in Palestina, oppure una birraia donna. Sì, sono d'accordo sul fatto che le donne in tutto il settore della birra hanno difficoltà, ma penso che sia molto difficile stare soprattutto in un paese maschilista, sia arabo che sotto l'occupazione. Intanto l'Oktoberfest ha fatto di Taipei una capitale meridionale della birra.